amici. Ciao, amicici, benvenuti nella solita cornice della mia, scusate, stanza dei peccati. Allora, stavo guardando questo prodotto che vi vorrei recensire brevemente, perché fortunatamente l'uso è molto facile e credo di avervene già accennato. Credo, perché siccome non vado a rivedere i miei video, non, è una cosa che non mi piace andare a rivedere i miei video. A volte ho dei dubbi su quello di cui ho parlato, quindi magari se ne ho già parlato, scusate, fatevelo presente, le tacce. Allora, è questo prodotto spray che contiene Zapon. Vi ricordate che ne abbiamo già parlato? Abbiamo parlato dello Zapon, però questo è un po' diverso. Allora, innanzitutto è questo. Ok, è un prodotto talcen, Noxid, ok, da qualche parte qui credo, guarda un po', c'è scritto che è consigliato dagli antiquari, ok, vedete, contiene Zapon effettivamente, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa dello Zapon che voi conoscete e di cui abbiamo parlato. Allora, vi voglio dire questo, che adesso è un po' di mesi che lo uso. Lo usavo prevalentemente sull'argento. Va benissimo, preserva la patina, se l'avete lucidato sicuramente mantiene quella patina lucida. Se gli avete dato un po' di ossidazione è perfetto, mantiene l'ossidazione, cioè la conserva, la sigilla praticamente. Voi avete usato magari il fegato di zolfo per farlo diventare scuro, l'avete spatinato, eccetera. Potete dare questo prodotto, veramente notevole, mi sta piacendo tantissimo. Però ora sono passata ad utilizzarlo anche per il rame. Qui dice, e lasciate che io inforchi gli occhiali. Allora, qui dice contro l'annerimento, attenzione, di ottone, rame, argento e bronzo, ok? Allora, prima non lo usavo per il rame, dicevo, vabbè, per il rame va bene il solito Zapon ad immersione. E invece no, perché? Sono andata a rivedere alcuni oggetti che ho trattato con lo Zapon ad immersione molto tempo fa e mi sono accorta che dove ci sono delle lavorazioni particolarmente intricate e dove si è accumulato quindi più Zapon, più vernice protettiva, in quei punti c'è proprio poco, 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 ma di ossido verde, insomma, ecco, ossidazione verde, pochissimo. Sono rimasta malissimo perché questo non può esserci. Cioè, se fate un gioiello che viene a contatto con la pelle, che deve stare a contatto con la pelle, sapete, non può esserci questo verde che rovina il pezzo. E allora sono passata, ho deciso mai più, e sono passata ad utilizzare questo prodotto che già utilizzavo per l'argento, contenente Zapon, ma probabilmente in una formulazione diversa. Allora, non vi mostrerò come si usa perché è molto semplice, è soltanto un prodotto spray. Vi do qualche indicazione. Allora, prima di tutto dovete pulire l'oggetto che intendete rivestire con questo prodotto Zapon. Oh, scusate, questo sì, Zapon, ma in realtà si chiama Noxid, ok? Di Talken. Lo dovete pulire. Io ho fatto così, per esempio, per questo ciondolo. L'ho immerso nell'aceto con il sale, aceto e sale si pulisce perfettamente. Poi, senza toccarlo con le mani, perché le mani trasferiscono il grasso naturale della pelle su questi pezzi e non va bene quando dovete lucidarli, dovete mettere anche vernici protettive. Quindi l'ho tolto dall'aceto con un rampino, di solito io faccio un rampino, qualcosa che mi aiuti a sollevarlo dall'aceto, l'ho passato sotto l'acqua e poi l'ho fatto asciugare sulla stufa, ma comunque all'aria. L'ho fatto asciugare. Una volta perfettamente asciutto, potete cominciare a dare alcune mani di Zapon. Io faccio così: prima spruzzo una prima volta, poi faccio asciugare. Poi di nuovo, poi faccio asciugare almeno 3-4 volte perché voglio essere sicura che il prodotto abbia rivestito il pezzo in rame o in argento, quello che sia. Non finora devo dire, qui ho dato 3-4 passate. Chiaramente, essendo spray, un po' se ne consuma un po' di più. Questo può essere uno svantaggio effettivamente. Però, insomma, devo dire che
Se non altro non ci sono sovrapposizioni, non vedo, anche guardando veramente con la doppia lente, non solo i miei occhiali, non ci sono dei punti in cui si accumuli in modo, bisogna veramente darne tantissimo probabilmente per vedere qualcosa. Mi piace perché adesso lo sto tenendo d'occhio questo ciondolo, di solito il rame, sapete che in 3-4 giorni già cambia il suo colore. E invece posso dire che no, lo conserva. Tra l'altro non è lucido, non ha un effetto troppo lucido, anzi direi che è abbastanza satinato come finitura, satinata. Quindi secondo me è un buon prodotto. Quello che non fa rispetto ad altri prodotti che ho acquistato in passato che mi sono molto piaciuti. Non indurisce il metallo, o meglio, voglio spiegarmi. Quando voi fate una lavorazione di questo, questa è molto già molto sostenuta di suo, ok? Qui c'è una rete molto sostenuta. Devo proprio schiacciarla per farla muovere. Però su questo tipo di lavorazioni intricate, wire, dove spesso non ci sono saldature, nel wire puro non ci sono proprio saldature. Hai bisogno, non solo di burattare il pezzo, ma hai bisogno, se c'è qualcosa che ti aiuta a tenerlo insieme meglio, è meglio perché insomma, deve durare nel tempo il più a lungo possibile. Ci sono vernici che hanno questo potere. Secondo me questo non ha questo potere, di dare una certa saldezza alla struttura. Però insomma non importa, quello che importa è che fa il suo sporco lavoro e quindi io mi sento di consigliarlo anche per il rame e io da ora in poi userò questo. Quindi ho declassato il normale zafano di immersione, immersione intendo dire sapete a pennello, quello che comprate nel barattolo, ecco semplicemente così, l'ho declassato e vi voglio consigliare questo. E dunque costa se non ricordo male 9 euro, però potrei sbagliarmi amici. Nei colorifici lo trovate normalmente nei colorifici che vendono talcen. Credo ci sia anche in altre taglie, però non vorrei dirvi una stupidaggine. Metti che io abbia già fatto un video su questo, proprio una cosa proprio da pazzi totali, comunque non credo. Allora, amici, il mio voto per questo prodotto è 10. Si è impossessato di me lo spirito di Clio Makeup. Vi prego, prendo la mia collanina benedetta, questa perché io non voglio che mi succeda mai più. Comunque, sono tornata a me stessa, sono ancora io, sono Antonietta. Ok. Allora, no, questo prodotto seriamente lo consiglio. Davvero gli do un bel 10 e fatemi sapere se lo utilizzate. Che sensazione vi dà? Penso di avervi dato a chi ancora non lo conoscesse una buona idea, eh? Oggi sono convinta di questo. Fatemi sapere, buona giornata. Andiamo a lavorare. Ciao!